Video veloce, tutto dedicato a Hyundai, l'ho promesso in occasione del video sulla prego su Tirol, quindi eccomi qua. Prima di tutto voglio ricostruire il percorso di Hyundai alla Cremonese. La Cremonese ha iniziato la stagione puntando su Sar, un portiere non vecchio di sicuro, neanche giovanissimo, che ha esperienza ma poca da titolare. Quando si è trattato di prendere il suo secondo, io mi sarei aspettato, se vi ricordate, mi ero espresso in favore di un esperto, perché il mio ragionamento era questo: quando si fa con un portiere titolare che magari non ha troppa esperienza, è sempre un po' una scommessa. Ci sta, ma tu devi avere un'alternativa che non sia tanto ingombrante da mettere in difficoltà il portiere titolare giovane, che non deve sentirsi troppo fiato sul collo, ma che se c'è necessità sia in grado di scendere in campo e di non fare danni, di tenere almeno una media del 6, per capirci. Perché se fosse più forte non accetterebbe di stare in panchina, bisogna anche considerare questo. Un portiere esperto di questa tipologia. La Cremonese ha fatto un'altra scelta, ha preso un portiere giovane, più giovane di Sar praticamente, Hyundai. Io all'epoca mi ero espresso negativamente su questa scelta proprio per una questione filosofica. Poi sul campo Hyundai, quando è subentrato a Sar, che si è fatto male, speriamo che torni il prima possibile, ha fatto bene. Ha fatto parecchie partite senza subire gol, ed è vero che c'è grande merito della squadra davanti a lui, ma ha fatto anche delle belle parate. Io sono rimasto molto soddisfatto e piacevolmente sorpreso. E ho capito perché è stato preso, un portiere di talento, e secondo me vale la pena di puntare su di lui in proiezione futura e anche per il presente. Nelle ultime partite ha commesso alcuni errori che costano punti, e questo fa arrabbiare. Ora, a me non sembra che lui sia venuto meno a livello di sicurezza, anzi, col suo tiro forse ha sbagliato per eccesso di sicurezza. Questo non toglie che gli errori possono minare le tue certezze, specialmente quando sei giovane. E c'è chi dice che forse bisognerebbe cambiare. Ora, premesso che io appunto in estate avrei preso un portiere di riserva più esperto, però poi appunto sul campo Hyundai mi ha dimostrato delle qualità e io mi sono inchinato alla scelta della Cremonese, adesso non avrebbe neanche senso mettersi a criticare ridicendo nuovamente serviva un esperto. Ma al di là di questo, che servisse o meno, non è arrivato. La Cremonese ha tre portieri, considerando che Saro è infortunato, Hyundai, Saro e Olivieri. Saro è un portiere, anche lui, con poca esperienza alle spalle, che ha giocato un paio di partite, in cui non ha fatto male, ma gli avversari praticamente non hanno tirato in porta, a merito della Cremonese, e non vi so dire quanto valga veramente. Non mi ha fatto una brutta impressione, ma sono stati test poco significativi. C'è Olivieri, è un ragazzo, anche lui, non è giovanissimo magari, però non è un portiere anziano di sicuro. A questi livelli non ha una grande esperienza e non l'ho mai visto giocare. Sia Saro che Olivieri, dal mio punto di vista, sono scommesse, né più né meno di Hyundai. Quindi non è una soluzione certa per la porta. È comunque dei portieri che rappresentano un investimento. E quindi la considerazione che faccio io è questa: per me Hyundai, per come ha giocato, va bene. Poi può attraversare un momento di difficoltà e nei giovani va accettato. È vero che la Cremonese in questo momento ha bisogno che tutti rendano al massimo, perché siamo al momento decisivo del campionato. Però guardate che anche con Saro e Olivieri sarebbe una scommessa, e quindi io alla fine dico solo questo: Stroppa li vede tutti i giorni, finché sceglie Hyundai io sto con Stroppa. Se dovessi scegliere diversamente accetterei comunque la soluzione, anche perché sono portieri che davvero conosco talmente poco e non mi danno garanzie. La frase "non mi danno garanzie" non vuol dire che siano scarsi o che non possano giocare benissimo, vuol dire che appunto sono oggetti sconosciuti. Un oggetto sconosciuto può essere anche fortissimo, però Olivieri non l'ho mai visto giocare, come faccio a dire è meglio di Hyundai? E anche Saro, veramente, due partite in cui ha giocato, l'Ecco non ha mai tirato in porta, non ha avuto un'occasione, ma poi è uscita. Difficile da valutare. Hyundai qualche parata buona gliel'ho vista fare. Ha sicuramente commesso un paio di errori, ma ripeto, guardate che anche Turci, il primo anno di Cremonese, fece gli errori ed era un gran portiere. Considerando l'età di Hyundai, secondo me sta facendo un signor campionato. È chiaro che in questo momento il Cremonese non può permettersi errori, ma io credo appunto che si debba affidare al giudizio di Stroppa, perciò io personalmente andrei avanti con Hyundai e se deciderà diversamente Stroppa accetterò la sua decisione, perché appunto lui li vede tutti i giorni, poi questi portieri qua davvero noi non li conosciamo, quindi fiducia in Stroppa, che secondo me è un allenatore che ha dimostrato di capire qualcosa anche in questa stagione alla Cremonese. Poi può sbagliare sicuramente, ma 50 punti e 25 partite, fiducia a Stroppa. E con questo vi dico ciao.